Grazie Presidente, ma come dire, ho ascoltato con abbastanza attenzione tutti gli interventi e alcuni interventi hanno sollecitato chi per ruolo si trova così nelle condizioni di intervenire, giustamente ogni tanto, ma questa è una di quelle occasioni che forse ne vale la pena. E allora provo ad andare per ordine. Vedi, caro Carossa, così riprendiamo subito. Non è da stupirsi. Questa è un'opposizione che è stata fino adesso, per quanto mi riguarda, troppo paziente con questa maggioranza. È chiaro? Per senso di responsabilità, perché il Partito Democratico, anche quando è all'opposizione, è un partito di governo, ha senso delle istituzioni, di quello che deve essere fatto, però non potete pensare che il senso di responsabilità duri all'infinito. Le responsabilità politiche del Presidente Cota sono enormi rispetto a quello che è successo e non potete mica pensare, ma tanto non c'è problema. Non sono mica né agitato né preoccupato, perché purtroppo ci ritroveremo quanto prima ad affrontare il problema e a dover rientrare sulla questione, e allora sì che il senso di responsabilità finisce e chiederemo le dimissioni. Ma non per il gusto di chiederle, perché non si chiedono mica così, tanto per passare un po' il tempo o per finire sui giornali. E c'è un bel dire, eh? Io capisco il nervosismo e le difficoltà della Lega in questo momento, che è costretta a una maggioranza che imbarazza, che indispone, che mette in difficoltà, e li ho letti anch'io, gli slogan basta col cerchio magico, e non l'ho scritto io lo slogan, il manifesto a Pontida, basta col cerchio magico, l'hanno scritto i militanti della Lega che ne hanno, come dire, non posso per rispetto all'Aula, ma avete capito cosa ne hanno. È un problema vostro. Voi siete costretti e prigionieri di una maggioranza che non vi soddisfa, di una coalizione che non vi soddisfa, che non potete abbandonare. Costretti, costretti. Ma ci ritorneremo, perché gli sviluppi, come dire, le indagini sono in corso. E voglio dirlo a scanso di equivoci, al di là di autorevoli interventi di esponenti del Partito Democratico, che la solidarietà, la vicinanza del Partito Democratico ai magistrati, alle forze dell'ordine che rischiano la vita per difendere l'istituzione della democrazia è totale e completa. Che sia chiaro, è totale e completa. Non c'è cedimento, ecco perché giustamente il collega Boeti prima, perché a differenza di altri, il collega Boeti in pubblici interventi, perché non diciamo niente di, per dire il nostro senso delle istituzioni rispetto della democrazia, noi siamo costretti a pagare anche quelli che Nino Boeti ha chiamato i danni collaterali di trovarsi per caso, casualmente, senza nessun atto coinvolti in una vicenda come quella, perché la democrazia, la difesa della legalità viene prima di ogni altra cosa. Io mi auguro e vi sfido a fare le stesse cose con i vostri rappresentanti che sono stati toccati e non marginalmente da certe vicende, perché questo è un problema che riguarda tutti, non riguarda mica solo noi. La difesa della democrazia e della legalità in Piemonte rispetto all'infiltrazione della malavita organizzata non è mica un problema del Partito Democratico solo, me lo auguro, è un problema che riguarda tutti quanti. E l'atteggiamento, e a questo punto sto parlando. Presidente Carossa, per favore. Presidente Carossa, per favore. No, prego, ma, come dire, con Carossa abbiamo una liaison negli interventi, legata solo agli interventi, solo agli interventi. Ecco qual è il problema, Carossa. Questo è. Noi vi sfidiamo a dichiarare le stesse cose quando qualcuno di voi, anche solo marginalmente, ed è una questione seria, perché essere disponibili a pagare un prezzo personale rispetto a una carica, anche senza aver commesso reato, pur di difendere
la democrazia e la legalità. Ecco dove arriva il Partito Democratico e i propri esponenti quando si trovano in certe situazioni. Ecco perché è inaccettabile, come dire, perché poi se le cose bisogna dirle con nome e cognome, si può non condividere, si può non essere d'accordo, ma le persone vanno chiamate con nome e cognomi e vanno citati i fatti, non le cose così per sentite dire. E torniamo un attimo indietro, fra l'altro spettacolare, i ministeri, come le targhe erano farlocche, finte, posticce, naturalmente anche l'esito, neanche le sedi di rappresentanze, delle sedi di rappresentanze parziali, ma io veramente mi fate quasi tenerezza. Oh, partiti spaccherei, va bene anche una sede di rappresentanza, forse che ci sono già. E guardate che o avete la forza e il coraggio, io non condivido, di spostare i ministeri completamente, o altrimenti guardate che tutti quelli che sono assunti a Roma rimangono lì, in più dovete assumerne qualcun altro, fa bene all'occupazione padana, ma fa male ai costi ai conti pubblici, che voi avete giustamente come uno degli obiettivi per contenere la spesa. Le due cose non stanno in piedi. E allora, se avete il coraggio, se contate qualcosa in questo governo, spostate i ministeri, non le targhe a Pontida farlocche, non le sedi di rappresentanza neanche complete, perché la frase non la ricordo più, ma la sapete benissimo, andate a leggere sui giornali. Questo è il risultato, che ritorno prima, voi siete costretti, non ricordo, non avendo fatto gli studi classici, prima chiedevo ai colleghi del Movimento 5 Stelle qual è quel personaggio della mitologia che è costretto a convivere con una situazione che non gli piace. Voi siete quella roba lì, è un problema vostro. Guardate, noi ci abbiamo già dato e abbiamo pagato ed è caduto un governo, la vostra fine sarà la stessa, peccato che con quello voi mettete in discussione, sì, ma per carità, vi potete dare anche un bacio, non è quello il problema. E veniamo al bilancio, perché altrimenti sembra che è arrivato al centro-sinistra, qua alcuni colleghi se ne sono occupati con grande dovizia di particolari, è arrivato al centro-sinistra, ha trovato la cassa piena, avanzo di bilancio. Quando è arrivato al centro-sinistra c'era qualche miliardo di euro di deficit, lo vogliamo dire o no? Perché sennò sembra che è arrivato il centro-sinistra a governare, ha trovato la cassa piena, soldi da spendere, e così incapaci non solo hanno sperperato tutti i soldi che c'erano, ma addirittura hanno aumentato il debito. Vogliamo ragionare su quanti erano i debiti di allora, su quelli che sono arrivati alla fine? E cosa state facendo? Cosa che non si capisce. Certo, non guardate, vogliamo ragionare. Facciamo una seduta di bilancio, parlate con uno che è stato molto critico col centro-sinistra, con la mia maggioranza, proprio sui problemi del debito, con qualche problema. Io non mi accordavo per portare a casa un po' di prebende per i propri territori. Sono tranquillo e legittimato a parlare sul bilancio, è chiaro? Non sapete manco quant'è il debito. Voi non sapete quant'è il debito della regione. E fornite la cifra, e volete parlare di debito di chi l'ha fatto? Incominciate a fornire le cifre reali, complete. Io sono molto preoccupato, lo ero preoccupato quando governavamo noi e lo ero preoccupato seriamente, è chiaro? Gli scontri con l'allora assessore Peveraro, come dire, usando un eufemismo, erano intensi, ma io mi scontravo, non so cosa faceva l'opposizione. È chiaro? Andiamo a rivedere oltre le manfrine d'aula. E allora si discute seriamente. Non sapete quanto è il debito? Discutiamo del debito della regione. E mettiamoci dentro anche le ASL. Non sapete manco i debiti delle ASL. E pensate che vi arrestano un assessore ai domiciliari. Tutto quello che il bene che vogliamo alla Caterina Ferrero, che dimostri tutta la sua innocenza. E gli arrestano lo suocero. E arrestano i direttori delle ASL che voi avete messo.
E chi le ha messo? Gesù Cristo? E pensate di sfangarla così? Ma ci torneremo, eh? E sì che ci torneremo.